5 km al traguardo per il battistrada. Siamo abbondantemente dentro gli ultimi 5 chilometri, molto bravo anche Aru insieme a Quintana perché non ha mollato, ha solo ceduto qualcosa a Julian Alaphilippe, dunque la situazione passando sotto lo striscione degli ultimi 5 chilometri alle spalle di Nibali si potrebbe ricompattare, adesso parzialmente si ricompatta con questo quartetto che si è formato alle spalle del siciliano Alaphilippe e Pinot, poi con... Fabio Aru. E vediamo chi è il quarto componente. Sembra un corridore del Team Sky. Dunque Vincenzo Nibali che sta viaggiando con un vantaggio superiore ai 40 secondi, 42 secondi esattamente, segnala Radio Corsa, quindi un margine sicuramente tranquillizzante per Vincenzo Nibali che può affrontare anche questi ultimi chilometri e questi tratti in discesa con una certa prudenza per poi scatenarsi nell'ultimo chilometro e mezzo in pianura. Dietro è proprio Julien Alaphilippe facendo leva sulle sue straordinarie doti e abilità di discesista che sta provando in extremis ad avvicinarsi al battistrada. Lui adesso invece è nella situazione opposta rispetto a quella di Nibali, che può anche permettersi di gestirla questa discesa che ci riporta a